Bene, allora siamo in diretta sulla pagina Facebook della libreria Le Bouquiniste, è un altro incontro di questo ciclo che non è ancora definito bene, non abbiamo dato un termine, faremo altri appuntamenti nel corso dell'anno e oggi siamo qui come gratissimo ospite, abbiamo il professor Alberto Casadei. Buonasera, professor Casadei. Buonasera. Che insegna letteratura all'Università di Pisa e si è occupato molto di Dante e anche di Ariosto, se non ho visto male, e che oggi ci parla del suo libro che è uscito qualche mese fa per il Saggiatore, questo qui che mostro, Dante, storia avventurosa della Divina Commedia, dalla selva oscura alla realtà aumentata. Ecco, ora, prima però di parlare un po' più approfonditamente, di parlare un po' di questo libro, volevo dire un paio di cose. Cioè, tanto il fatto che in questi giorni sono usciti per Garzanti altri libri a tema dantesco del professor Casadei, cioè dei piccoli libri dedicati a episodi specifici della Divina Commedia, uno per l'Inferno dedicato a Paolo e Francesca, uno sul Purgatorio all'Invettiva per l'Italia e uno sul Paradiso che parla dell'Inno alla Vergine. Questi sono proprio usciti ora a febbraio. L'altra cosa di cui volevo accennare è che il professor Casadei ha partecipato a alcuni altri progetti dantischi che riguardano anche Pistoia, in particolare ha preso parte a un ciclo di incontri organizzati dalla Casa di Risparmio, di cui l'ultimo, rivolto alle scuole, si è svolto il 10 di marzo ed è visibile su YouTube, visibile online, e poi credo sia stata una sua idea, professore, quella, non so da chi è partita l'idea, insomma è stato realizzato questo audiolibro dedicato a Dante e altri poeti del XIII secolo, tanto gentile, la vita di Dante e di altri poeti del 200, che è stato realizzato dal consorzio Italian Culture on the Net, ICON, e che si è avvalso del contributo dell'appunto Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Questo audiolibro propone letture di brani di Dante e di altri poeti dei suoi contemporanei e i brani di Dante credo siano per lo più provenienti dalla Vita Nova, una cosa un po' diversa diciamo da quando che siamo abituati a vedere nelle professioni dantesche e si avvale appunto delle voci di alcuni attori, oltre che anche del professor Casadei, e con una partecipazione speciale dell'attore pistoiese Ugo Pagliai. Ci vuole parlare un attimo di questo progetto prima di parlare del suo libro, professore? Sì, certo, anzi mi fa molto piacere. È un progetto che abbiamo realizzato appunto grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Come consorzio ICON abbiamo un'attività con 15 atenei e ci rivolgiamo prevalentemente all'estero per diffondere la lingua e la cultura italiana, soprattutto attraverso il web in tutto il mondo. Ma poi facciamo progetti anche qui in Italia. Uno di questi è anche legato proprio alle scuole superiori di Pistoia e dintorni per l'inclusione dei parlanti L2, quindi di chi ovviamente deve acquisire una lingua non materna, e stiamo facendo diciamo, ottime sperimentazioni. Ma questo progetto in particolare si rivolgeva alle scuole che poi stanno svolgendo un ciclo di eventi, appunto, sia legati a Dante fino al Dante D, e ci sarà anche una puntata il 12 maggio con ospiti che speriamo possano essere in presenza. E poi, invece, questo audiolibro, diffuso in tutto il mondo, ma scaricabile gratuitamente anche dal sito della Fondazione o da quello del consorzio ICON, italicon.education. Che vuole essere un percorso attraverso la Vita Nova e quindi la prima grande opera di Dante che già lo rese famoso, era un bestseller dell'epoca la Vita Nova e Dante divenne un poeta fra i più quotati proprio grazie
a questa operetta del 1292-1293, secondo quanto personalmente ritengo, e appunto attraverso questo percorso non solo emerge la figura di Beatrice, ma anche molti dei testi, diciamo, fondativi dell'opera di Dante, come il sonetto appunto Tanto Gentile, che è stato tante volte ricordato, parodiato, letto nelle scuole, magari appunto interpretato non del tutto correttamente, ma è famoso, insomma, è famoso quasi quanto i versi della Divina Commedia. E però attorno c'erano tanti altri poeti, come Guido Cavalcanti a Firenze, ma anche Cino da Pistoia, che è stato un ottimo amico di Dante, almeno per gran parte della vita, e che ha alcune poesie che sono in chiara relazione con quelle dantesche. Addirittura si scambiano dei sonetti intorno al 1305-1306. Appunto per questo abbiamo fatto questa antologia, abbiamo fatto leggere i testi di Dante a un'ottima attrice, Eleonora Mazzoni, e far leggere Dante da una voce femminile è stata un po' una scommessa, ma è importante perché non è solo la poesia di Dante in quanto uomo del 300, ma è una poesia universale che può arrivarci anche con voci ben diverse. E poi appunto Ugo Pagliai, di origini pistoiese come tutti sapete, ci ha concesso un cameo per la lettura di alcuni testi proprio di Cino e anche di Tanto Gentile. E quindi è un prodotto a nostro avviso molto godibile da chi vuole immergersi nell'opera di Dante non Divina Commedia, ed è scaricabile gratuitamente, lo ripeto, devo dire che ha avuto già molti riscontri ed è stato apprezzato da chi l'ha sperimentato anche nelle scuole, anche a livello didattico. Certo, questo era aiuto da noi per parlare anche delle altre iniziative dantesche che sono in corso nella nostra zona, nella nostra area, tra le molte che naturalmente si stanno svolgendo in tutta Italia e che avranno corso un picco nel primo anniversario del Dante D, che ci sarà ora il 25 marzo, che è proprio stato istituito lo scorso anno, e poi ancora durante l'anno e fino al giorno del 13-14 settembre, in cui ci sarà l'anniversario vero e proprio del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Ma noi adesso veniamo a parlare di questo libro, Dante, storia avventurosa della Divina Commedia, dalla selva oscura alla realtà aumentata, uscito dal Saggiatore alcuni mesi fa, quest'estate credo, e è un libro di grande densità, ecco, io posso dire senz'altro dal lettore, che parla di Dante personaggio storico, ricostruendone le vicende, delle vicende storiche del suo tempo, delle sue opere, del percorso di formazione, di composizione delle sue opere attraverso gli anni, insomma, e anche di come cambia un po' questa impostazione, queste scelte compositive a seconda delle vicende storiche, perché ovviamente Dante è stato anche un personaggio politico per una buona parte della sua vita, certo. Durante l'esilio a un certo punto ha un po' abbandonato, diciamo, la sua partecipazione alle vicende politiche, però poi ci è tornato, e quindi anche ciò che mette nella sua opera in qualche modo dipende anche dalle sue scelte, le sue idee, dipendono anche dalle vicende storiche della sua contemporaneità. Poi questo libro parla anche naturalmente della fortuna dell'opera di Dante, della tradizione dantesca, che è ormai una mole di testi e di interpretazione ben superiore all'opera di Dante stesso, che in sette secoli ha avuto forme diverse e impostazioni diverse, ed oggi naturalmente ha ancora un'altra impostazione rispetto a quella del secolo scorso, anche solo di qualche decennio fa. Ecco, io vorrei partire un po', come fa anche il libro del professor Casadei, dalla
dalla vicenda della Fluxus segna in qualche modo la formazione di Dante, che sia nei suoi studi che nella sua vocazione poetica, che riguarda il fatto che noi ci troviamo in questo momento, ma questa è più una curiosità, a Pistoia in via dei Cancellieri. La nostra libreria sta in via dei Cancellieri 5. Questa strada probabilmente nel 200 aveva una serie di proprietà della famiglia Cancellieri, e la divisione tra guelfi bianchi e neri, che poi rappresenta il conflitto che ha portato all'esilio di Dante, ha avuto questa denominazione, forse secondo una tradizione, da un litigio interno alla famiglia Cancellieri di Pistoia, che poi i Fulmelli sono andati poi in esilio a Firenze e hanno portato con sé questa rivalità, che è diventata la rivalità tra guelfi bianchi e neri, incarnati principalmente, rappresentati dalle famiglie Donati e Cerchi. Ecco, ci vuol parlare inizialmente, professor Casadei, di questa giovinezza di Dante, in cui ci sono le opere e c'è questo tentativo di entrare nella vita politica, e c'è anche questi conflitti che poi portano all'esilio nel 1302. Sì, naturalmente della fase, diciamo, fino all'esilio della vita di Dante sappiamo abbastanza complessivamente, appunto è il periodo che conosciamo un po' di più, anche se rimangono moltissime incertezze, e il moltiplicarsi delle biografie sempre più approfondite, quest'anno ha avuto grandissimo successo quella di Alessandro Barbero, ma ne sono uscite altre, ne usciranno altre ancora. Prima c'era quella di Marco Sant'Agata, che aveva un po' di anni fa ottenuto grandi riscontri. Ecco, ciascuna porta delle modifiche e riassesta, diciamo, il quadro generale. Io devo dire che ho cercato di prendere soltanto i punti essenziali della vita di Dante nel mio testo, perché in realtà invece io volevo puntare sulle opere. Lo dico perché effettivamente risulta un po' strano che per uno dei più grandi poeti di tutti i tempi adesso si punti soltanto a ricostruire la vita, peraltro sulla base di una trentina di dati assolutamente sicuri e poi di tantissime interpretazioni. Quindi il fatto che ci fossero i bianchi e i neri a Firenze, forse appunto proprio per divisioni precedenti, poi modulate su famiglie che erano effettivamente le più importanti dei due campi, quello, diciamo, dei nobili di antica Schiatta come i Donati, e quelli invece arricchitisi molto più di recente come i Cerchi. Questo è vero, cioè è indubitabile, però è anche vero che appunto i passaggi interni, le ambiguità, i personaggi che insomma poi in realtà si muovevano da una parte o dall'altra non mancavano come sempre, così come anche fra guelfi e ghibellini più in generale le divisioni non erano così nette come spesso si pensa. Certo, a livello teorico erano due mondi contrapposti, a livello poi pratico ognuno si adattava al periodo storico. Dante entra in queste situazioni sostanzialmente dal 1295. Prima lui ha una lunga fase di formazione di cui sappiamo relativamente poco, molto probabilmente è stato per un periodo a Bologna, ma non sembra che abbia fatto studi sistematici. Ha scritto dei componimenti vari prima della sua grande opera giovanile, La Vita Nova, che è un testo, dobbiamo dire, assolutamente rivoluzionario e di grandissimo spessore. Quindi Dante fu considerato un grande poeta proprio in virtù di questo testo, che adesso naturalmente ci sembra molto meno importante rispetto alla Divina Commedia, ma invece per la poesia di quel tempo fu un testo di grandissima risonanza. E lì però lui modifica e rielabora testi precedenti, poi ne scrive anche di nuovi, creando questo mito di Beatrice, cioè questa donna probabilmente realmente esistita, bice della famiglia Portinari, figlia di Folco e già sposata a Simone de Bardi, quindi a un altro personaggio di famiglia illustre, che sembrerebbe vero
muore molto giovane l'8 giugno del 1290, dopo che Dante l'ha, diciamo, esaltata progressivamente fino a renderla la famosa donna angelo. Però questo processo, qui lo faccio vedere nel libro, è un processo di sublimazione e di, in qualche modo, elaborazione del lutto, diremmo in termini moderni, che diciamo esclude tutta una serie di altri elementi che invece esistevano. Per esempio ci sono dei testi antecedenti a questa Vita Nova in cui Beatrice è considerata una sorta di donna invece negativa che conduce verso diciamo la distruzione, come per esempio nella tradizione di Guido Cavalcanti e come sarà poi per un'altra donna di Dante, la cosiddetta donna Petra. Ecco, questo è molto interessante, cioè Dante nasce come poeta d'amore, ragiona sull'amore, a un certo punto questo amore assoluto viene interrotto bruscamente da una morte che non si spiega, e ecco, arriva poi, secondo me, nel 1292-1293 al massimo, la Vita Nova a sublimare il tutto, addirittura con la promessa poi di raccontare una mirabile visione che dovrebbe esaltare ancora di più Beatrice. Però questo è un periodo della vita di Dante, e subito dopo Dante sembra che da un lato si dedichi molto di più alla filosofia, o comunque che abbia altre donne, come poi lui stesso dichiarerà nel Purgatorio, facendoselo dire da Beatrice che lo rimprovera aspramente, ma soprattutto dal 1295 vuole entrare nella politica, entra nella famosa situazione, diciamo, di lotta comunale che in quel momento aveva tutta una serie di specifiche, diciamo, condizioni, leggi che venivano imposte e poi cambiate, polemiche che si stavano acuendo, e progressivamente appunto una spartizione netta del campo fra i magnati e le antiche famiglie con i guelfineri, in particolare ovviamente con i Donati, con Corso Donati, e dall'altra i cerchi e i popolani e altre categorie emergenti, con appunto alcuni personaggi di rilievo, e in questo campo si trova anche Dante. Però, e questo mi sembra interessante, Dante in realtà, al di là degli interventi politici più o meno ricostruibili, più o meno motivabili, cerca anche in questo periodo di applicare la filosofia, per cui scrive già, per esempio, delle poesie di tipo filosofico in cui discute sulla buona nobiltà. Quindi lui porta sempre il problema politico su un livello più generale, ed è quello che farà poi per tutta la vita. Noi adesso questo lo sentiamo meno, perché è un po' difficile che un poeta, nella nostra prospettiva, sia anche uno che si interroga sulla buona politica o su concetti, diciamo, di tipo etico, eccetera. Ma per l'epoca era possibile e Dante lo fa. Per cui dopo la Vita Nova ha una fase politica, ma anche una fase poetica diversa, ed è questo che ho cercato di mettere in rilievo, perché la fase politica sì è importante, ma insomma Dante è pur sempre un personaggio, diciamo, di secondo piano nella Firenze dell'epoca, e invece le nuove poesie sono molto importanti, tant'è vero che poi lui le riprenderà nel Convivio. Ecco, tutto questo per dire che Dante ci interessa sicuramente per quello che ha fatto, però se dovessimo dirlo in termini assoluto, era, diciamo, un buon personaggio politico che stava al seguito di personaggi politici ben più importanti di lui. Ora ci interessa tutto questo, ma se non avesse scritto le opere che ha scritto, probabilmente non sarebbe così rilevante. Ecco, ci sarebbero altri personaggi anche più significativi. Però è vero che poi la politica per lui sarà sempre un punto di riferimento, soprattutto per dare delle regole generali di buona politica a tutti. Comincia appunto a formarsi in Dante l'idea o con l'ambizione di essere un sapiente che dà delle dritte, delle diritture, dei principi, che lo fa con le proprie opere e il proprio stile. Sì, esatto, e lo farà sempre di più, questo è interessante. Durante l'esilio, in una prima fase, sicuramente si occupa di politica attiva, cerca di far di tutto per rientrare, probabilmente commette anche degli errori che poi dovrà scontare ancora di più,
però a un certo punto decide di scrivere Il Convivio, che è un trattato di tipo filosofico, e lì affronta questioni generali senza, diciamo, entrare nella politica specifica, anche se qualche volta fa degli accenni, perché vuole fare il poeta filosofo, che indica a tutti come applicare bene le regole morali generali anche alla politica. Ecco, poi appunto, sì, appunto stavo venendo, volevo accennare appunto a le due opere Convivio e De Volgari Eloquentia, nei quali c'è questa ambizione da parte di Dante di porsi come sapiente, sia che parla della lingua, sia che parla in generale nel progetto che avrebbe dovuto essere Il Convivio, un po' di tutto lo scibile, collegandolo però sempre alla produzione poetica. Ecco, la Divina Commedia in qualche modo in che momento, in che misura assume delle caratteristiche simili, pur non diventando naturalmente un saggio scritto in poesia, restando nella sua complessità quello che vediamo oggi, cioè una storia, un romanzo, anche con una scrittura moderna, e un componimento poetico, ma anche un saggio di teologia e di filosofia. In che momento Dante, secondo lei, ha, come dire, il progetto e l'ambizione? Fin dall'inizio, oppure è una cosa che sviluppa più tardi, insomma, di creare questo universo così complesso? Ecco, dunque, allora, innanzitutto volevo proprio sottolineare, anche per il pubblico, diciamo, di chi ricorda Dante dai tempi scolastici o magari insegnanti, eccetera, che in effetti anche queste opere secondarie apparentemente hanno una grande importanza e fanno vedere tutte le sfaccettature di un uomo del 300 che voleva affrontare i grandi problemi, diciamo, della realtà umana. Quindi appunto Il Convivio si propone di scrivere addirittura una grande enciclopedia su tutti i grandi temi della vita umana, basandosi però sempre su sue canzoni, questo è molto interessante, cioè su opere liriche commentate, mentre nel De Vulgari Eloquentia si propone di trovare quale sarebbe la lingua migliore per le opere liriche, quindi per le poesie che lui stesso scriveva, e per fare questo affronta questioni che adesso devono essere affrontate dai linguisti, ma all'epoca nessuno avrebbe mai impostato in maniera così originale i problemi. E queste sono opere dell'esilio, sicuramente scritte fra il 1304 e il 1307 più o meno. Ma la domanda sulla Vita Nova sulla Divina Commedia è interessante in rapporto alla Vita Nova, che si chiudeva con questa mirabile visione, perché qualcuno diceva è già l'idea di un grande testo sull'aldilà e in particolare sulla beatificazione di Beatrice. In realtà quella espressione, come io stesso ho cercato di far vedere con degli studi specialistici, voleva dire semplicemente una visione dell'aldilà di tipo speciale, quindi non era come invece Dante ci fa ritenere che sia la Divina Commedia, un viaggio compiuto addirittura con il corpo nell'aldilà. Era una visione superiore a quelle che uno poteva avere in sogno, quindi una visione data da Dio a un santo o a una persona particolarmente vicina a lui, ma che non corrisponde, per quello che capiamo, a un'idea così complessa come è la Divina Commedia. Ma allora, quando è che ha scritto la Divina Commedia? Ecco, in questo libretto io sintetizzo una tesi che sostengo ormai da un po' di tempo e che naturalmente, come tutto in Dante, è discutibile e discusso, però appunto che ha dei fondamenti, almeno diciamo io la propongo come un'ipotesi che tiene conto di tutto quello che sappiamo, perché il problema per Dante è che sappiamo pochissimo, ma bene spesso i critici e gli interpreti puntano solo su una cosa e questo crea dei problemi, perché per esempio appunto non si fanno, diciamo, dei confronti fra vari testi o testi di Dante e testi di altri per capire quale può essere l'ipotesi più probabile. Ecco, io ho fatto questo con Boccaccio, che come sapete tutti è uno dei massimi biografi di Dante, moltissime notizie che abbiamo ci arrivano da lui,
però era un biografo non troppo selettivo, nel senso che raccoglieva molte informazioni, alcune erano buone, alcune meno buone, alcune le elaborava un po' lui. Scusa, e insomma, morale della... Interrompo un secondo, perché su questo appunto abbiamo una domanda nei commenti a cui probabilmente lei sta già rispondendo, cioè perché i sette canti, perché lei dice i quattro canti scritti a Firenze, poi mentre Boccaccio dice i sette canti. Sì, sì, stavo appunto arrivando a questo. Boccaccio racconta in effetti di aver avuto da due testimoni diversi, che poi si capisce anche chi sono. Uno è Andrea di Leone Poggi, che era un parente di Dante, però era considerato un po' idioto dallo stesso Boccaccio, quindi non certo un personaggio, diciamo così, affidabilissimo. E un altro era un personaggio che era vicino a Dante a Ravenna, ma era giovanissimo quando sarebbero stati ritrovati questi canti. Allora, questi due testimoni dicevano che loro stessi, tutti e due, ma ovviamente uno dei due di sicuro mentiva perché o era l'uno o era l'altro, avevano ritrovato, mandati da Gemma Donati, quindi dalla moglie, dei documenti preziosi di Dante che erano stati nascosti all'epoca dell'esilio, e fra questi anche un quadernetto con dei canti della Divina Commedia. Allora, loro dicono che erano sette, perché appunto nell'ottavo canto dell'Inferno si dice «io dico seguitando», questa espressione sembra una ripresa a distanza di tempo, e quindi loro dicevano «i primi sette canti sono scritti a Firenze», dall'ottavo riprende a scrivere quando si trova in Lunigiana, perché questi canti, una volta ritrovati, sarebbero stati mandati a un Malaspina, probabilmente il Marchese Moroello o un altro, che ospitava Dante e appunto... lì Dante avrebbe ricominciato a scrivere. Il problema qual è? È che in questo caso Boccaccio stesso è talmente affidabile, mentre altre volte lo è molto meno, per esempio si inventa abbondantemente le storie di Paolo e Francesca, ma appunto in questo caso dice «io ho raccolto queste informazioni da due informatori diversi, però i sette canti comprendono il sesto che già con Ciacco ha la profezia dell'esilio», perché di fatto Ciacco fa capire cosa succederà dopo il 1301-1302. Allora, com'è possibile? Dante non era un profeta, anche se all'epoca c'era chi lo riteneva perfino un profeta vero, quindi o Dante ha corretto questo canto oppure non è così, però io non so cosa dire, vi lascio queste informazioni. Allora, il problema qual è? Tutti hanno preso questa testimonianza o come interamente inventata o come interamente vera. Ma c'è un punto importante, cioè che i testimoni non erano affidabili fino in fondo. Allora, che Gemma Donati avesse mandato il parente idioto a trovare dei documenti preziosissimi è inverosimile di per sé. L'altro testimone, Dino Perini, all'epoca dei fatti avrà avuto sì e no 10 anni, quindi era un po' improbabile che fosse lui a andare a fare il procuratore per conto di Gemma Donati. Morale della favola, in realtà entrambi avevano sentito questa storia, ma non erano loro a aver trovato i canti, e inventavano che erano sette per dire che li avevano trovati, ma invece no. Tanto è vero che io dico seguitando, di sicuro non vuol dire continuo a scrivere dopo molto tempo, è una formula di passaggio, vuol dire semplicemente io continuo a scrivere quello che stavo scrivendo, punto e basta, come se noi adesso dicessimo adesso riprendo il mio discorso, eccetera, ma non è che sono passati 7-8 anni da quando scrivevo. Allora qual è il punto? Il punto è che invece la testimonianza è buona perché ci dice alcune cose che tornano perfettamente con la biografia di Dante, e soprattutto viene coinvolto un altro personaggio autorevolissimo, Dino Frescobaldi, della famiglia potentissima dei Frescobaldi, che in effetti ha un componimento databile al 1305-1306, e forse scritto proprio per Cino da Pistoia, ecco che torna in ballo anche Pistoia, nel quale cita i primi due canti dell'Inferno, e li cita in maniera evidente. Quindi sembrerebbe che Dino Frescobaldi nel 1305-1306, cioè quando lui avrebbe avuto fra le mani per la prima volta questi canti, abbia potuto leggerli e li abbia usati molto presto, e poi dopo, quando avevano già avuto una circolazione, siano stati restituiti a Dante, che finalmente nel 1306 si trovava per un periodo in Lunigiana. A favore di questa tesi ci sono molti elementi, ma soprattutto c'è un dato essenziale, che è quello che interessa il critico. I primi quattro canti dell'Inferno sono stilisticamente diversissimi dai successivi.
primi quattro canti sono allegorici, i primi quattro canti sono fatti come un'imitazione del sesto libro dell'Eneide, i primi quattro canti non hanno nessun elemento di verosimiglianza rispetto a una narrazione complessa e tutto cambia profondamente e completamente dal quinto. Allora, il problema è, secondo me, i canti scritti a Firenze c'erano ed erano questi quattro canti iniziali così diversi dai successivi. Dante dichiara di abbandonare il convivio perché si è innamorato e l'amore ha interrotto il libero arbitrio, lo dice nella famosa canzone montanina in cui fra l'altro dice che non tornerà più a Firenze. Questa canzone è databile al 1307 e immediatamente dopo lui potrebbe aver ricominciato a scrivere dal quinto canto la Divina Commedia esattamente con lo stesso problema. Francesca dice: il libero arbitrio non lo avevo più perché l'amore me l'ha fermato. Il problema su cui si era fermato Dante. Ecco, messi assieme tutti questi dati, come vedete, ma ci sarebbe tanto altro da dire, allora le cose sarebbero molto più interessanti. Dante avrebbe cominciato a scrivere la Divina Commedia davvero a Firenze e davvero nel 1300 più o meno. Questo era anche per l'anniversario della morte di Beatrice, il decennale, e quindi lui si trovava in colpa nei suoi confronti. Era anche perché probabilmente era un anno di purificazione, essendo il primo giubileo, e quindi lui si sentiva in dovere in qualche modo di ripensare ai suoi peccati e alla sua vita, ma tutto questo ha un grande senso nel 1300-1301. Dopo prosegue da dove aveva finito, perché i canti erano già divulgati, e riprende dal quinto, ma il quinto è un canto completamente diverso. Ecco, e l'edificio poi riprende appunto in questo periodo e poi per diversi anni si compone l'inferno e poi il purgatorio e poi c'è un periodo molto lungo, cioè un periodo di almeno 7 anni fino alla data della morte per la composizione del paradiso. Ecco, e c'è secondo lei fin dall'inizio è chiara nella testa di Dante l'architettura di questo edificio che sta componendo, oppure si sviluppa anche attraverso delle vicende storiche come la possibilità di avere l'imperatore che aveva sognato a un certo punto, che poi naufraga. La struttura, proprio il modo in cui si compone la Divina Commedia nel corso di questi ultimi 15 anni della vita di Dante. Ecco, questo è un altro punto che cerco di affrontare in vari capitoli. In realtà, se noi accettiamo questa ipotesi che i primi quattro canti siano precedenti e poi tutto ricominci dal quinto, noi notiamo delle differenze abbastanza notevoli fra la prima ideazione e quella successiva. Per esempio, nel primo canto, quando Virgilio annuncia a Dante che se si vuole salvare dovrà ripercorrere i regni ultraterreni e che comunque poi lui come guida sarà sostituito da Beatrice, quindi questa idea c'è, però dice che Dante dovrà vedere coloro che sono contenti nel fuoco, ovvero gli spiriti nel purgatorio. Ma attenzione, questa definizione va benissimo sulla base di come si intendeva il purgatorio in quel momento storico, cioè normalmente il purgatorio era una distesa di fuoco in cui per un periodo più o meno lungo stavano le anime, e questa rappresentazione, visto che il purgatorio era da poco, come ha già insegnato Jacques Le Goff un po' di tempo fa e poi è stato ulteriormente precisato, ma insomma non era da molto entrato nell'immaginario cristiano come qualcosa di definitivo, perché per molto tempo c'erano soltanto inferno e paradiso, il purgatorio fase intermedia, insomma era un po' più discusso. Però insomma comunque bastava normalmente nominare il purgatorio come distesa di fuoco. Il problema qual è? È che il purgatorio di Dante non è mica fatto così. Il purgatorio di Dante è completamente diverso, è una montagna in mezzo all'oceano che sì ha una parte dove c'è il fuoco, ma una, e comunque è fatto in una maniera per cui se ci fosse stata già l'idea non si poteva definire in quel modo. Quindi questo è un segnale che Dante sì stava pensando a un viaggio che toccasse anche il purgatorio, ma probabilmente aveva un'idea vaga di come l'avrebbe descritto. Nel secondo canto, quando Beatrice dice che viene a aiutare il suo fedele, colui che l'ha amato tanto, eccetera, eccetera, non accenna minimamente al fatto che dopo la fine della vita nova
Dante invece segue altre donne e comunque si distanzia abissalmente. Io uso questa espressione che vedo che è piaciuta. Se all'inizio c'è lo zenith di Beatrice che viene portata nella Vita Nova fino al sommo, poi c'è il nadir, il punto più basso in assoluto, un amore distruttivo, violento, addirittura sadomaso in alcuni componimenti con la donna Petra. Tutto questo nel secondo canto non c'è. Beatrice è come se fosse appena morta e dovesse aiutare il suo fedele. Quando torna invece in Purgatorio 30 e Purgatorio 31, la prima cosa è fare, diciamo, ci sarebbe il termine tecnico, ma insomma siamo in diretta, meglio usare in termini più aulici, diciamo un forte rimprovero a Dante, trattandolo malissimo, dicendo che l'ha tradita il giorno dopo che è morta. Allora, fra queste due cose c'è una contraddizione palese, ma com'è possibile che se lui avesse scritto pensando già a questo in Inferno 2 rappresentasse la cosa come se lui, sì, era peccatore, ma non perché aveva tradito Beatrice, anzi non l'aveva mai tradita, per carità. Anche lo stesso riferimento in Inferno 3 a chiaramente e esclusivamente Celestino V, perché colui che fece per Viltade il grande rifiuto è di sicuro lui, tutte le altre identificazioni non hanno senso, non corrispondono a quello che dice Dante. Beh, nel 1300 ha un senso fortissimo, perché Dante ormai sa che i guelfi sono appoggiati da Bonifacio VIII, Corso Donati dal 1299 sostanzialmente è fuori di Firenze, ma è sostenuto dalla Chiesa, e chi aveva dato spazio a Bonifacio VIII, cioè il nemico dei Guelfi Bianchi, era Celestino V. Quindi a Firenze nel 1300, così parlare velatamente di Celestino V, ma accusarlo di essere un vile, era fondamentale, perché, come dire, faceva parte della condizione dei Guelfi Bianchi che temevano da un momento all'altro di essere travolti. Se invece questo testo fosse del 1307 circa, come spesso si dice, avrebbe molto meno senso, perché intanto Bonifacio VIII era già morto da 4 anni e in secondo luogo Celestino V, che era in via di beatificazione, era il suo nemico, quindi colui che era in qualche modo stato ingannato, eccetera. Quindi perché Dante se la doveva prendere in primo luogo con lui quando ormai era, come dire, considerato una specie di avversario e non il vile che aveva lasciato spazio a Bonifacio VIII? Allora, tutto questo si spiega molto bene, ma poi nel corso di tutta l'opera Dante cambia più volte, diciamo, il focus su molti punti. Ci sono molti testi e molti passi dei canti dell'Inferno che non tornano molto con il Purgatorio, e ci sono dei passi che sicuramente lui avrebbe corretto se appunto in corso d'opera fosse tornato più volte sul suo testo. Quindi la storia si vede come, e appunto io all'interno di questo mio libretto cerco di fare vedere quali sono i punti testuali che fanno vedere, per esempio, che c'è Enrico VII, l'imperatore che avrebbe potuto cambiare tutto, ed è presente sicuramente nel finale del Purgatorio, il 510-5, questo misterioso erede dell'impero che deve sconfiggere i nemici, è sicuramente lui. Però è lui se è ancora vivo, quindi la cronologia dell'Inferno del Purgatorio deve tener conto di questi elementi testuali, mentre spesso gli storici tengono solo conto degli elementi esterni, ma non funziona, il testo ha le sue esigenze. E insomma, per concludere, posso dire che è un'avventura continua leggere il testo di Dante in rapporto alla storia. L'hanno fatto di recente tanti altri studiosi, io però cerco di farlo con un'attenzione speciale proprio ai punti più rilevanti, quelli più complessi, e cerco di dare un'interpretazione che dia coerenza. E volevo chiederle un'altra cosa. Nel suo libro, appunto, come dicevo, c'è un'ultima parte, una seconda parte, in cui si parla abbondantemente della tradizione, della fortuna dantesca e dell'influenza che ha avuto l'opera di Dante nel corso dei secoli, non sempre con un consenso unanime, non nei primi secoli dopo la morte di Dante, però poi dopo sì, è sempre stato da un certo momento in poi una superstar, si potrebbe dire, della poesia e della letteratura, con molti artisti che si sono ispirati a
alle opere di Dante per fare o delle riscritture o per comunque avere un modello, un calco. Ecco, la cosa che volevo chiederle è, appunto, nel pensare agli scrittori che anche lei cita, come appunto Joyce o Eliot o Ezra Pound o Derek Walcott, in che misura si può pensare che l'influenza che loro hanno sfruttato, insomma l'eredità che loro hanno sfruttato, sia di Dante piuttosto che della tradizione dantesca? Perché in qualche modo l'opera di Dante, naturalmente, attraverso tutte le rielaborazioni, attraverso tutti i commenti, ha anche creato un po' la propria posterità. Quindi, non so se mi sono spiegato. Sì, certo. No, è un punto essenziale. Dopo aver indagato le opere di Dante, cercato di mettere a fuoco quelle autentiche, perché un altro aspetto che affronto nel libro è quali opere sono autentiche e quali no. Molte vengono attribuite a lui, ma probabilmente non sono sue. Per esempio l'Epistola a Can Grande, che spesso viene citata come sua e viene sfruttata per spiegare la Divina Commedia, molto probabilmente è o integralmente o quasi integralmente un falso degli anni 30. Questo naturalmente cambia moltissimo, diciamo, rispetto all'interpretazione che noi possiamo dare del testo. Altri testi di Dante, appunto, attribuiti invece proprio ricerche recenti gliele tolgono. Però ecco, questo è il punto essenziale. Dante probabilmente non divulga la Divina Commedia interamente in vita, sono noti l'Inferno e il Purgatorio, mentre il Paradiso lo chiude a pochi mesi dalla morte e lo divulgano fuori di Ravenna i figli, e da quel momento diventa un testo addirittura commentato ampiamente, un testo che si diffonde, che ha subito diciamo dei forti contrasti. C'è chi lo considera un testo farneticante perché appunto pensano che davvero Dante si immaginasse di essere un profeta che aveva avuto una autentica diciamo possibilità di visitare l'aldilà, ecco. Quindi diciamo Dante non rimane mai neutro e invoca una reazione da parte dei suoi lettori, questo sistematicamente. Cioè il testo di Dante moltissime volte si rivolge ai lettori chiedendo di interpretare, chiedendo di essere vigili, chiedendo di credere anche quello che sembra incredibile e così via. Ecco, questo fa capire perché la fortuna di Dante è fondamentale, cioè Dante è capace di condensare in pochi versi, le terzine così memorabili che scrive, un'intera vita. Poi per sviluppare questa vita ci vogliono gli interpreti. La storia di Francesca e Paolo, anche se il libro di Garzanti, contrariamente a quello che avevo suggerito all'editore, è Paolo e Francesca, in realtà Paolo non fa niente, quindi per una volta diciamo la verità, non per essere diciamo così proclivi alla tendenza insomma a valorizzare tutto quello che hanno fatto le donne, ma in questo caso è vero, la vera protagonista, la nuova eroina è Francesca. Paolo è un comprimario che piange, sostanzialmente sta lì e piange. Esatto, ed è un'eroina contemporanea, questo è fondamentale e lo faccio vedere in questo libretto che gentilmente adesso lei mostra. Questo non sarebbe mai successo se Dante si fosse limitato a fare le allegorie e a imitare l'Eneide come nei primi quattro canti. Avrebbe passato in rassegna tante anime, ma non poteva creare un personaggio contemporaneo da romanzo come è Francesca. Però quello che ci dice è pochissimo, e fra l'altro non sembra che corrisponda nemmeno tanto ai dati storici che abbiamo, quindi si è inventato molte cose, compreso il modo in cui si sarebbero innamorati, che di sicuro non gli aveva raccontato nessuno. Se l'è inventato lui, anche se ogni tanto ce lo dimentichiamo, perché è un grande narratore e ci fa dimenticare che si inventa le cose. Ma poi Boccaccio ha bisogno di infarcire, di mettere un mucchio di altre cose che non c'entrano niente, dopodiché da qui comincia un mito di Francesca e Paolo, gli amanti sfortunati, eccetera, eccetera, e nell'Ottocento c'è un fiorire di opere teatrali, di opere cinematografiche, e Francesca e Paolo sono l'archetipo dell'amore, diciamo, drammatico, ancora più di quelli che già c'erano prima, perché di amori drammatici ce ne sono ben prima di Paolo
e Francesca, ma loro diventano i primissimi, poi vabbè, ci saranno Giulietta e Romeo naturalmente. Ecco, questo è significativo, cioè Dante ci offre degli stimoli, ci offre degli elementi, noi adesso siamo in grado di riattualizzarli e di sfruttarli con tante altre storie, perché la nostra dimensione narrativa è molto vicina alla sua da questo punto di vista, però appunto, come dire, se lasciamo solo testo resta come uno spartito da eseguire. Ecco, le esecuzioni nel tempo diventano significative tanto quanto l'originale. E questo è un segno di un testo, come scrivo, mito poietico, cioè Dante crea dei miti, questi miti sono autonomi e perfetti, la storia di Ulisse, tanto per dire, ce la dice lui, è lui che ci dice come va a morire Ulisse, tutta la tradizione antica, per quello che lui sapeva, non l'aveva spiegato, non è del tutto vero, ma lui credeva che fosse così, e comunque lui si dice, va bene, Ulisse, grande personaggio dell'antichità, nessuno sa come è andato a morire, lo dico io, quindi un'ambizione mostruosa, ma il fatto è che la storia di Ulisse è anche completata, però è talmente ricca di elementi che può essere proseguita, per cui Ulisse diventa un archetipo della conoscenza umana, della volontà di conoscere al di là di tutti i limiti e così via. Ecco, faccio vedere se riesco a condividere lo schermo, no, in questo momento non posso, comunque ecco, vi invito a farlo. Tra poco ci sarà una mostra molto bella a Pisa di un illustratore dell'inferno, Tom Phillips, che non è così famoso come Dorè, che per noi nell'immaginario è il grande illustratore di Dante, ma ce ne sono stati infiniti e tutti con delle caratteristiche interessanti. Tom Phillips è molto interessante perché è un Dante postmoderno, cioè un Dante che in qualche misura vive di tutte le sue interpretazioni, e Tom Phillips ne conosce e ne cita tantissime, e ci piace proprio perché non è più il Dante, diciamo, michelangiolesco di Dorè, pieno di passione, pieno di forza, ma anche, diciamo, legato solo a una dimensione, è un Dante poliedrico. E infatti una delle immagini ce lo porta in mezzo a una serie infinita di altre immagini. Ecco, questo è un po' Dante per noi. Dante è l'originale, ma è anche i tanti modi in cui è stato riletto, e i modi più interessanti in qualunque tempo, in qualunque epoca, ci dicono qualcosa del testo originale che non avevamo capito. Cioè, noi capiamo alcune potenzialità, che so io, della lingua creativa di Dante, perché Joyce lo usa giocandoci sopra. Ecco, capiamo qualche cosa della potenzialità visiva di Dante, perché ci sono appunto alcuni elementi, ecco, grazie, questo è una delle immagini più famose appunto di Tom Phillips, che come vedete rifà in questa immagine il famoso Dante di Luca Signorelli, quello che in originale, ma è già un'interpretazione, si trova a Orvieto, e poi però lo arricchisce con una serie infinita di altri elementi, ogni elemento che vedete avrebbe bisogno di una sua spiegazione, ed è un'immagine quindi di secondo grado, non un Dante autentico, ma un Dante filtrato dalla tradizione. Ecco, questo è quello che cercavo di dire. Ormai Dante per noi è anche le sue interpretazioni, ma spesso le interpretazioni ci dicono qualcosa che magari in prima battuta non riuscivamo a capire di Dante. Ultima cosa, poi smettiamo di approfittare del suo tempo, professore, che è stato molto... piacere dialogare con voi. Apprezzato. E un'ultima cosa, proprio anche molto breve, per chi ci segue in questo anno dantesco, come si legge Dante oggi? Non dico proprio perché, ma come? Continuando naturalmente la scolasticizzazione che c'è. Dunque, io credo che ci sia molto da fare per riappropriarci di Dante. Io seguo un po' tutti i blog danteschi e devo dire che molto spesso le immagini che tornano, le frasi che si dicono, ecco, ruotano su tre o quattro cose abbastanza consuete, anzi devo dire che diciamo forse Instagram, che ha stimolato un po' di giovani, penso soprattutto ragazzi, dato il tipo di social, a creare qualcosa di nuovo. Ci sono dei meme per esempio piuttosto simpatici con Dante, per esempio nella solita veste di Sandro Botticelli, che non so, cita un verso, per esempio
fatti non foste a vivere come bruti, e poi c'è il contraltare ironico, e sotto Dante direbbe però ci siete molto portati, quindi diciamo, ecco, questo Dante ironico che così spiazza ci fa un po' ridere, ci fa sorridere, però alle volte ci dà anche il senso del presente. Ma leggere Dante, cercando di capire Dante, ecco, è una scommessa che purtroppo non sempre le scuole riescono a dare. Infatti questi progetti che abbiamo fatto a Pistoia vogliono dare molti stimoli ai ragazzi per fare attività anche al di là della semplice lettura scolastica e di singoli canti. Ecco, attraversare Dante, capire la grandiosità di questo enorme patrimonio narrativo che lui offre, eccetera. Ecco, in questo senso io posso dire che questi tre commenti di Garzanti, che sono molto brevi, avevano uno scopo preciso, cioè togliere Dante dal solito modo scolastico di leggere un canto, fare la parafrasi e cercare di capire i concetti fondamentali, per inserirli nel suo mondo. Cioè, ho sempre cercato di dire quando Dante poteva aver scritto quel canto, che cosa lo spingeva a scriverlo. In Paolo e Francesca c'è dietro tutto il suo odio per i malatesta, e quindi, come dire, scrive quell'episodio anche per condannare Gianciotto, che era il vero obiettivo polemico, ma poi con i malatesta se li prende tante volte. Invece nel sesto canto del Purgatorio non è che volesse fondare l'Italia, voleva che l'Italia avesse una sua centralità, ma all'interno dell'impero, quindi anche lì bisogna stare attenti quando si parla di Dante, patria dell'Italia. Patria di un'Italia ideale, ecco, una cosa un po' diversa dal patriottismo. E poi c'è l'ultimo canto del Paradiso, è complesso, non c'è dubbio, ci sono punti di teologia molto ardita, però ha delle immagini fortissime, e lì io cerco in questo commento di far vedere che noi penetriamo proprio nell'ideazione di Dante, come se lui si dovesse inventare da zero questo mondo che è solo e puramente astratto. Quindi quando lui entra nell'Impero, e per di più quando addirittura arriva a vedere la Trinità cristiana, si comporta come un grande scienziato che deve immaginarsi come era l'origine dell'universo, o si comporta come uno scrittore di fantascienza che deve creare un suo mondo. Ecco, questo è molto interessante, cioè lui affronta dei problemi che sono anche i nostri, naturalmente con la sua cultura, con le sue idee, ma lo fa in maniera originalissima. Ecco, come leggere Dante vuol dire togliamo un po' di luoghi comuni e andiamo a vedere come davvero pensava le sue opere, e questo ci darà una grande soddisfazione. Avevo chiuso l'audio, grazie professor Casadei, speriamo di nuovo. Il libro uscito per il Saggiatore, Dante, storia avventurosa della Divina Commedia, dalla selva oscura alla realtà aumentata, in cui la realtà aumentata probabilmente è, come dire, in qualche modo la capacità di descrivere dei paesaggi in cui ci sono all'interno altre informazioni, come può essere. Sì, sì, esatto, come questo Empirio, che è una realtà non esistente che lui inventa con delle caratteristiche del tutto originali, addirittura l'ha notato anche un fisico importante come Carlo Rovelli, vicine a certe ideazioni attuali dei grandi astrofisici. E questo, diciamo, è un percorso che ci avvicina a Dante, anche se dobbiamo essere attenti, come cerco di fare sempre, alla sua storia, alla sua cultura. Certo. Bene, io direi che possiamo concludere e ringraziare davvero di cuore il professor Alberto Casadei per essere stato con noi a parlarci di Dante e soprattutto delle sue opere, come ci ha fatto notare all'inizio, perché Dante è naturalmente un personaggio anche che appartiene a tutti, ma è soprattutto l'autore di grandi opere. E con questo credo che possiamo concludere la nostra diretta. Grazie. Grazie al professor Casadei.